Si reca in ospedale ma trova il reparto chiuso nonostante aveva regolarmente prenotato una prestazione sanitaria. L'ennesimo caso è verificato nei giorni scorsi ed è finito sul tavolo del Tribunale per i diritti del malato. Protagonista della vicenda è un uomo di Sulmona che aveva prenotato un esame da tenere presso il reparto di neurologia del nosocomio Peligno, ma quando l'utente si reca sul posto all'orario e la data indicata, con tanto di documentazione alla mano, trova le porte chiuse senza che nessuno l'avesse avvisato quantomeno per disdire la prenotazione e concordare un'altra data. Un disservizio che può anche considerarsi di routine, ma resta inaccettabile dal momento che in gioco c'è la salute dei cittadini. Abbiamo raccolto la segnalazione qualche giorno fa, spiega un DATG responsabile del Tribunale per i diritti del malato, Edoardo Facchini. Un'istanza che abbiamo recepito dal momento che l'uomo aveva prenotato l'esame, non si capisce il perché poi abbia trovato il reparto chiuso in assenza di diversa comunicazione. Per il TDM il problema sta sempre nel sistema organizzativo che non può passare in secondo piano e con questi piccoli episodi che può crescere in effetti la disaffezione degli utenti verso la sanità. Per il Tribunale per i diritti del malato episodi come questi non dovrebbero più ripetersi. A pagare sono sempre i cittadini, ma con la salute della gente non si scherza, ha concluso Facchini.